Amici di Video 33, eccoci ad una nuova puntata di cinema dove andremo a scoprire quali sono i film in uscita sul grande schermo. Ad aprire questa settima puntata è il film Pixel 3D, genere d'azione e fantascienza, per la regia di Chris Columbus, dal 1984 anche collaboratore di Spielberg e regista di pellicole di successo come Mamma ho perso l'aereo e Harry Potter e la pietra filosofale. Protagonista del film Pac-Man, personaggio videoludico tra i più popolari di tutti i tempi, che quest'anno compie 35 anni, il film racconta di una razza aliena che scambia le immagini dei vecchi videogames per una dichiarazione di guerra e attacca la Terra usando i giochi stessi come modelli per i loro assalti. Il presidente degli Stati Uniti chiama allora il suo amico d'infanzia, Sam Brenner, interpretato da Adam Sandler, un campione di videogames degli anni Ottanta, per difendere la Terra. Il destino del pianeta è nelle mani di un improbabile team di nostalgici giocatori. Ce la faranno? Vediamo. Trent'anni fa la NASA lanciò una capsula del tempo nello spazio, con la speranza di entrare in contatto con la vita extraterrestre. Io penso che una forza di vita aliena abbia mandato dei videogiochi per attaccarci. Ci può stare. È una minaccia senza precedenti. Servono degli esperti di videogiochi. Questi ragazzi erano campioni nell'82. Sam Brenner, campione del mondo di Pac-Man. Come va? Ludlow Lemonsoft, maestro di centipede. Noto anche come... Il vostro incubo! Eddie Plant, re di Donkey Kong. Trovate lo schema! Non lo vedo, lo schema! Gli unici che abbattono Pac-Man sono i fantasmi. Volete i fantasmi? Ecco i vostri fantasmi. Colpire! Non dite in giro che ho ucciso un puffo. Arriva! Dobbiamo farcela, altrimenti il mondo finirà. Donkey Kong. L'unico gioco in cui sei una frana. Vi presento il creatore di Pac-Man. Professore Iwatani, che sta facendo? È mio figlio. Dolce bambino mio, guarda come sei cresciuto. Vieni. È così dolce, lui è così dolce. No! No! Qualcuno fermi quel coso! E dopo aver visto il trailer del film Pixel 3D, andiamo a scoprire un altro film in uscita al Cineplex di Bolzano, ovvero Ex Machina. Il film racconta di un programmatore miliardario che coinvolge un suo giovane impiegato nel testing della sua ultima invenzione, un robot donna dotato di avanzatissima intelligenza artificiale. Il ragazzo dovrà trascorrere una settimana in compagnia dell'androide in un'isolata villa di proprietà del suo datore di lavoro. Un thriller psicologico in grado di esplorare i grandi temi della consapevolezza, delle emozioni, della sensualità, della verità e della menzogna, dove non c'è niente di più umano della voglia di sopravvivere. Come mai un programmatore riesce a incontrarsi con il CEO? Ho vinto un concorso. Il presidente non riesce a sentire il signor Garrick neanche al telefono. Hai preso il biglietto d'oro. Piacere di conoscerti, Nathan. Il piacere è mio, Caleb. Ci riusciamo a superare l'imbarazzo capo impiegato? Salute. Per molti versi questo edificio non è una casa, è un centro di ricerca. Ora ti voglio parlare del più grande evento scientifico nella storia dell'uomo. Un'intelligenza artificiale? Salve. Ciao. Non ho mai conosciuto qualcuno di nuovo. E tu? Nessuno come te. Lei è incredibile. La sfida è mostrarti che è un robot e vedere se la percepisci lo stesso come essere cosciente.
Vuoi diventare mio amico? Ma certo. Dici che è possibile? E perché non dovrebbe? Non sei mai uscita da questo edificio? Potremmo farlo insieme. L'hai programmata per flirtare con me? Tu ci pensi a me? Se mi menti, lo capirò. No. Falso. Forse sta solo fingendo che tu le piaccia. Perché lo dovrebbe fare? Pensi che potrebbero spegnermi? Non dipende da me. Perché deve dipendere? Non devi fidarti di Nathan. Non devi fidarti di niente di quello che ti dice. Credo che sarà il prossimo modello a costituire la vera svolta. E che ci fai con quello vecchio? Tu devi aiutarmi. Le intelligenze artificiali ci ricorderanno come scimmie erette destinate all'estinzione. Non è strano aver creato qualcosa che ti odia. Che stavi facendo con Eva? Prima di salutarvi volevo ricordarvi di una particolare azione estiva pensata dal Cineplex di Bolzano, grazie alla quale il lunedì e il mercoledì il ticket costerà 6,50 € per i film normali, 8,50 € per quelli in 3D. Speciale promozione anche il martedì con ticket da 5,90 € per i film normali, 7,90 € per i film in 3D. E allora a me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento. Cinema ritorna in settembre su Video 33.